debito. Noi non sapevamo niente di questo debito, perché il debito è il debito delle banche. E però il debito delle banche dobbiamo pagarlo noi. La Banca Centrale Europea ha detto che bisogna chiudere le scuole, ridurre la spesa per la sanità, distruggere l'università, distruggere il sistema dei trasporti, privatizzare tutto quello che è privatizzabile. Questo ha detto la Banca Centrale Europea. E allora che c'entriamo noi con la Banca Centrale Europea? Noi non abbiamo contratto alcun debito. Il debito lo hanno contratto le banche e noi lo dobbiamo pagare. C'era un presidente del Consiglio, si chiamava Berlusconi, era troppo intento a fare affari di mafia, era troppo intento a fare gli affari suoi, era troppo intento a fare condoni agli evasori, era troppo intento a fare condoni ai costruttori edilizi abusivi. Dunque non si occupava del debito che noi dobbiamo pagare alla Banca Centrale Europea. Ecco allora che il presidente del Consiglio, notorio mafioso, che si chiama Berlusconi, è stato licenziato dalla Banca Centrale Europea. E noi dovremmo oggi essere contenti, perché invece di un presidente del Consiglio mafioso avremo a che fare direttamente con la Banca Centrale Europea, che ha decretato la miseria, la precarietà generalizzata, lo schiavismo, la distruzione della civiltà sociale. Noi ci stiamo organizzando. Sappiamo che non c'è che una strada da seguire. La strada si chiama insolvenza. Questo debito non è nostro. Noi rifiutiamo di pagarlo, ma non ci limitiamo a questo. Noi intendiamo cominciare dall'insolvenza generalizzata per dire di no allo schiavismo, per dire di no alla precarietà generalizzata, per dire di no ai salari di fame, per dire di no al supersfruttamento. È una lotta che incomincia oggi e che durerà probabilmente molto a lungo. La Banca Centrale Europea deve sapere che in Italia, come in ogni altro paese del mondo, non ci sono soltanto politici corrotti, non ci sono soltanto esecutori supini del volere della classe finanziaria, ma che ci sono anche gli studenti, gli operai, i precari, i ribelli, coloro che non accetteranno di pagare un debito che non hanno contratto. Ci sono anche gli insolventi. Santa insolvenza.